Eccoci qua, un altro video dell'Inner Sight, siamo sulla continuazione naturale del sentiero 704 Val Venzonassa a est di Venzone. E questo è il rifugio Navis, che, premetto, è proprio un buon rifugio. Io sono seduto sul piccolo palchetto in legno, anzi sul ripianetto in legno, dove abbiamo dormito e sinceramente la trasmissione termica è veramente buona, abbiamo dormito molto bene, nonostante avesse piovuto comunque la notte precedente. Quindi siamo partiti subito dal pernottamento, che è ottimo. Il calore si trasmette bene ed è ben isolato. Ovviamente, se per voi non è un problema, avere a che fare con qualche animaletto che ogni tanto viene a far visita, scoiattoli e ghiri solitamente. Che altro dire? Dove andare a finire? Il ristoro, d'accordo? C'è qualcosina, d'accordo? Non si eccelle particolarmente, c'è un po' di tonno, qualcosina, un po' di pasta, sale, caffè. Quello che basta, insomma, una moca, quindi un po' di ristoro lo si ha. Nel piano di sotto, che adesso non andremo a vedere perché non so che tipo di illuminazione ci sia, prima abbiamo provato a inquadrare ma non era propriamente il massimo, lo vedrete più che altro dalle foto, ci sono parecchie pentole, pentolini, posate e quant'altro. Il problema è che sono invase di escrementi, di ghiri, topi e scoiattoli, quindi le condizioni igieniche non sono al massimo. Purtroppo non ci si può aspettare troppo da un rifugio che si attesta sui 670 metri, qui di ospiti, animali ce ne sono parecchi, d'accordo? Comunque in ottime condizioni. E per quanto riguarda il fuoco invece abbiamo questa ottima stufetta, questo Sparger, d'accordo? Perfetto sia per cucinare sia per scaldare, d'accordo? Funziona veramente bene, c'è già della legna per poter fare l'accensione, diavolina, quindi tutto quello che serve, addirittura una bombola del gas con qualche residuo, noi non l'abbiamo utilizzato perché se possibile sempre risparmiare, e fuori abbiamo la legna che adesso andremo a vedere. Una piccola menzione, giustamente, questo è un ottimo rifugio perché ha pannelli solari, d'accordo? Sia qui sia nell'altro blocco, chiuso però, che è a uso e consumo unicamente della forestale, noi non siamo potuti entrare. Allora, andiamo fuori per un'occhiata. E questo è il panorama su cui si attesta questo splendido rifugio, d'accordo? Qua siamo vicini alla Venzonassa, quindi anche le scorte d'acqua non sono assolutamente un problema. Ecco, diamo un'occhiata qua. Questo è il blocco chiuso, ovviamente. Come detto prima, utilizzato solamente da chi ha il permesso, quindi forestale, cacciatori, insomma, non lo sappiamo, non l'abbiamo chiesto. Scorte di legna ce ne sono in quantità sia da fare sia già preparate. Andiamo a dare un'occhiata qui. Senza contare la presenza di panche e altri strumenti, insomma. Qui abbiamo legna già preparata in quantità, d'accordo? E ogni genere di strumento, una sega, c'è un'accetta, una carriola, per poter insomma lavorare con molta tranquillità. Dietro di noi invece, giriamoci un attimo, abbiamo anche risolto il problema dell'acqua. Se non fosse già per la Venzonassa, qui abbiamo addirittura la cisterna dell'acqua piovana, che chiudiamo subito per non sprecare, d'accordo? Ecco, quindi, ricapitolando velocemente, fuoco molto bene, acqua nessun problema, e pernottamento perfetto, l'unico problema un po' è il ristoro, d'accordo? Ma quello deve essere anche premura di tutti noi, insomma, sia avere qualcosa per cucinare dietro con noi, un pentolino, una gavetta, sia avere qualcosina sia da portare o da cucinare. Ultima chicca, il WC, giù per di qua, costruito ad arte, diamo un'occhiata proprio velocissima se possibile. Il problema dell'igiene è importante quando si fanno viaggi, escursioni, sopravvivenza. Avere una toilette così naturale, costruita ad arte, per evitare di avere vicino residui non proprio salutari al campo, è una cosa importante, non da sottovalutare certamente. Quindi, se dobbiamo fare una valutazione complessiva, come menzionato prima, fuoco, acqua e pernottamento sono ottimi, il ristoro è sufficiente, quello che basta, quindi il voto che potremmo dare
a questo bellissimo rifugio è sicuramente un B, d'accordo? Ben più che sufficiente, senza contare, oltre al panorama bellissimo, alla situazione bellissima, che a meno di 3 minuti risalendo la Venzonassa arriviamo alle sorgenti, che sono un altro spettacolo naturale. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui.